Scrivere musica è come vivere dei déjà vu. Almeno per me è così. Siamo sempre più influenzati dal nostro passato, dai nostri ricordi di bambino, tutte le esperienze vissute, le emozioni che abbiamo provato, la musica che abbiamo ascoltato, quella che abbiamo suonato, le persone che abbiamo incontrato. Non possiamo esimerci dall'averle dentro. La musica riflette sempre tutto quello che abbiamo vissuto. Dopo la perdita di mio padre c'è stato un crollo abbastanza significativo e ha coinciso con, come dire, alcuni cambi anche lavorativi, no? Quindi del mio staff. Questo mi ha portato a restare fermo per un po' e a lavorare per bene le mie emozioni e quindi a mettermi nuovamente al piano e scrivere. Il nuovo album si intitola Avaton, è un termine che viene dal greco antico. L'Avaton non è altro che il Sancta Sanctorum di un tempio, cioè la stanza più segreta di un tempio. E rappresenta un po' quello che è il nostro intimo, più nascosto. E ovviamente parlando di me e quello che riguarda il mio. Mentre registravo Avaton, proprio nei giorni in cui ero in studio, avevo una paura nera perché sapevo che sapevo di stare prendendo una distanza ben più grande di quella che pensassi diciamo, dal jazz che gli altri si aspettano di sentire. Però lavoro sempre lì, mentre eravamo in studio a lavorarci, ha iniziato ad emozionarmi moltissimo, quindi a prendermi e a trascinarmi in uno stato emotivo che mi piace, cioè mi sta facendo vivere un bellissimo momento e spero che possa arrivare anche agli altri dopo. L'attimo prima di cominciare un concerto è sempre quello più adrenalinico, perché sai che sei lì davanti a tanto pubblico e che si aspetta qualcosa da te. La cosa migliore sarebbe far finta che non esista, però poi in realtà hai bisogno del pubblico, perché senza quello scambio non saresti tu. Io penso sia necessario ad un certo punto fare una scelta, cioè quella di non essere la copia di nessuno, e per far questo è necessario prendersi dei rischi, essere onesti, fare degli sbagli e quindi sentirsi anche dire che non era la cosa giusta da fare o che quel qualcosa non piace, però va bene così, io sono assolutamente contento di quello che sto facendo in questo momento.